Oggi sono a casa perché è arrivato Natale per me. Sono finalmente arrivati i pezzi che abbiamo ordinato da Guareschi. Questi sono i pezzi che monteremo sulla frullina e che sono utilizzati nel trofeo Guzzi. Nel 2020 le Endurance hanno deciso di utilizzare un disco maggiorato per migliorare la frenata, che è stata reputata un pochino sottodimensionata per quello che è la competizione. E quindi noi oggi siamo qui, li vediamo uno alla volta. Prima le pedane. Le pedane sono pedane arretrate. Spostano la posizione del piede di 14 centimetri indietro e di 7 centimetri e mezzo circa in altezza. Sono fatte molto bene, mi piacciono molto. Hanno, non so se lo vedete, ma hanno un innesto qui, credo sia in Teflon, e queste sono accortezze che in pista vengono utilizzate per evitare che in caso di caduta la pedana venga limata e diventi pericolosa di fatto, quindi in questo modo dovrebbe scivolare e non dovrebbe limarsi. Mi piace un sacco come hanno fatto il poggiapiede, ha proprio un aspetto racing. Altro componente che abbiamo preso sono i paramotore, questi sono dei tamponi in Teflon ricavati dal pieno. Anche le pedane ovviamente sono tutte lavorate al CNC, sono anodizzate in nero. Questo credo che non sia, non so come sia anodizzato questo qui, ma credo sia un materiale, da quello che ho capito è un materiale diverso, un tipo di alluminio diverso. Questi invece sono in Teflon e sono carini, li hanno realizzati con questo pattern in cui si vede che c'è la lavorazione a macchina, c'è il logo Guareschi Corse. Ad essere onesto, io ho visto la prima versione, quella grezza, nel 2018 mi sembra, o nel 2019, una fiera, e mi piaceva di più, proprio perché era grezza e dava l'idea di essere più racing, no? Questo è il disco anteriore maggiorato, ha un diametro di 333 millimetri, il disco originale del Guzzi V7 3 è di 3,20 mm, quindi di fatto in tutto, se vogliamo, presa tutto il diametro, tutta la larghezza del disco, noi abbiamo 6 mm e mezzo in più qui. Motivo per cui esiste questo distanziale, hanno costruito questo distanziale che ha l'obiettivo di appunto spostare indietro la pinza del freno in modo che riesca ad agguantare giusto quello che serve, in modo che il disco possa stare dentro. E anche il distanziale è fatto bene, ricavato dal pieno, è anodizzato di nero con il logo GC Corse fresato a posteriori, molto carino. E dov'è il dubbio? Il mio dubbio è questo: non essendo io un ingegnere, mi fa strano che 6 mm ti cambino la frenata. Comunque mi riservo di testarlo e di avere poi dopo le impressioni, vi racconterò le mie impressioni. L'ultimo pezzo che fa parte del kit sono le forcelle Andreani. Sono, diciamo, no, non so se siano le Hollings perché non ho capito bene cosa sta succedendo, da quello che ho capito, queste le fa direttamente Andreani e vengono fornite con l'olio, che invece è Hollings, e sono totalmente regolabili in precarico, in estensione, in compressione. Riguardo all'utilità di queste cose, le pedane sono senz'altro utili perché io mi sono trovato in diverse occasioni a toccare le pedane. È una cosa che non mi rende sicuro e per cui vorrei non avere il pensiero, neanche il pensiero quando guido, di una cosa del genere. Quindi queste sicuro funzionano al 100%. Questi spero di non doverli mai utilizzare, ma qualora succedesse spero che mi aiutino. Io ho installato comunque il paramotore, per cui non dovrebbero nemmeno servire queste qui, solo che le dinamiche di un incidente nessuno sa quali siano, per cui ho visto che anche ci sono sbalzi, eccetera. Male non fai, comunque. È bello, è un richiamo alle corse, quindi. Il disco, sul disco mi rimetto agli ingegneri, lo proverò, diciamo che al 50% qualcosa dovrebbe migliorare. E c'è da dire che io monterò anche una pompa radiale. Lo farò in due step, quindi prima monterò solo il disco e poi dopo ce l'ho già, ma la monterò più tardi, la pompa radiale, perché voglio proprio rendermi conto di qual è la componente disco e qual è la componente pompa. In teoria, per quanto ne so, dovrebbe essere di più la componente pompa sulla modulabilità della frenata. Però
Però sul mordente, ecco, anche volevo partire col freno di base per capire qual era il mordente. Queste in strada credo siano totalmente inutili, le ho prese perché visto che c'ero, fa figo. Dopodiché, se invece, noterò che migliorano, ve lo farò sapere anche questo. Ecco, quindi oggi per me è Natale. Ci tengo a precisare che sia il kit forcella che il disco anteriore con il distanziale non sono omologati per la strada, quindi di fatto installandoli vai a compromettere la situazione di legalità della moto. E infatti lo scrivono da tutte le parti. Nel disco è scritto Only for Race, nel manuale di installazione e di uso di Andreani c'è scritto For race use only. Non voglio dilungarmi troppo su questo argomento perché, come sappiamo, di moto che girano modificate ce ne sono molte. L'importante è che facciamo le cose con coscienza. Ecco, queste non sono cose che vanno a inficiare il funzionamento della moto, anzi, al massimo vanno a migliorare. Bene, spero che a qualcuno queste informazioni siano interessate. Se magari sta pensando di fare delle modifiche analoghe, e i prezzi di quello che avete visto li trovate sul sito di Guareschi Corse. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mettete un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così divento ricco. Dovrei iniziare a fare qualcosa di serio.